Tutorial brutto della frittatona di cipolle. L'unica cosa veramente importante per fare una frittata senza bestemmiare è una bella padella antiaderente. Cipolle tagliate grosse, fiamma alta, fai andare per 5 minuti. Gira di continuo perché non le devi bruciare. Uova, sale e sbatti. Parmigiano, prezzemolo, pepe. Tieni questa roba liquida. Mettiamo le nostre cipolle, mescoliamo di nuovo. Puoi fare la frittata con molto olio e fiamma alta, poco olio e fiamma bassa. Oggi dieta, poco olio e fiamma bassa. Versa un pochino di composto. Quando riesci a fare così, vuol dire che la padella è a temperatura. Puoi versare tutto il resto. Distribuiscilo bene, se ti senti sicuro di te usa una fiamma media, se no bassa. Con quella bassa ti cascheranno le palle, ma non brucerai la frittata. Nei primi minuti assicurati che non si attacchi ai lati. Fai tipo così. Scuoti anche la padella per vedere se è attaccata sul fondo. Se è attaccata, all'inizio puoi tranquillamente staccarlo con un pezzo di legno. Se la frittata si rompe, si riaggiusta. Quando non vedi più liquido la puoi girare. E anche qui controlla che non si attacchi sul fondo. Fetta di pane ignorante e pronti. Frittata di spaghetti al pomodoro. Sugo soffritto con l'aglio, oppure se vuoi cipolla, la passata, il sale, il bicarbonato, anche un po' di basilico visto che ce l'ho. Dobbiamo farlo restringere bene perché la pasta se la dovrà succhiare tutta questa roba. Dobbiamo avere una pasta al sugo molto molto secca. Facoltativo, un cucchiaino colmo di concentrato di pomodoro, così il pomodoro saprà molto più di pomodoro. Crepi la valizia, ne metto due addirittura. Ecco che sta raggiungendo la densità che vogliamo. Spaghetti al dente, facciamo fare almeno 2 minuti qua dentro bagnando con l'acqua. Ricordiamoci però che dobbiamo ottenere questa cosa dentro. Quindi non facciamola nuotare nell'acqua ricchissima d'amido, giusto quello che serve per completare la cottura. E adesso rompiamo qualche uova. Mettiamo il sale, formaggio che ti pare. Io ho usato un misto tra ricotta salata e parmigiano ed ora sbattiamo. Padelle tattiche da frittata, l'importante è che siano antiaderenti. Se non sei tanto bravo a girarle, due identiche possono aiutare. Mettiamo il nostro olio, lo facciamo scaldare bene. Rovesciamo tutti gli spaghetti e li distribuiamo. Ecco, in questa maniera. Versiamo l'uovo e anche questo lo dobbiamo ben distribuire con un bel cucchiaione e basta. Adesso dobbiamo cuocere finché questa parte superiore non è per niente liquida. Senza fretta, fondamentale, la frittata deve cuocere a fiamma bassa perché il tempo di cottura è lungo, se no si bruciano gli spaghetti. Per velocizzare, se si vuole si può chiudere con un coperchio. L'importante è che ogni tanto si controlli che non si attacchi. Se si attacca so cazzi. Fare così sui bordi è cruciale. E anche questo movimento per cercare di capire se si è attaccata. Nel dubbio si va sotto con la spatola. Tanto non le succede niente alla frittata. L'importante è non girare prima che questa roba si sia solidificata. Si deve poter muovere liberamente quando fai così. Io ti conosco, saresti tentato. Ma no, c'è ancora del liquido, aspetta. Direi che ci siamo. Tac. Tac, tac. La parte di sotto ci mette pochissimo a cuocere perché è già cotta, 2-3 minuti. Ci sono voluti circa 20 minuti da sopra e sotto. E pronti. E comunque un pochino di bruciacchiato sotto ci sta, eh. Ci sta perché è fisiologico, ma soprattutto perché è buono. Buono. Colazione alternativa. 2 uova freschissime. Per dimostrarvi che è vero. Le sbattiamo senza aggiungere sale o zucchero, niente. Padellino caldo e unto in maniera impercettibile. Versiamo tutto. E niente, adesso facciamo cuocere a fiamma bassa. Controlliamo che non si attacchi. Sopra non c'è più liquido, quindi la possiamo girare. E tac. 1 minuto scarso la possiamo togliere. Banana. Miele. E pronti. E pronti. E pronti. Niente male. Un pochino più di miele. Io uso un miele di castagno, che non è super super dolce e non industriale ovviamente. Qua l'unica cosa industriale sono le banane. Ah, quanto sono salutista. Tutorial brutto della frittata con spinaci. Quello che serve per fare una frittata è una padella antiaderente. Per rendere tutto più difficile cuoceremo in questa padella piccola questo bordello di spinaci. Un po' di spinaci alla volta, man mano che spariscono di volume ne aggiungete gli altri. Sale, che aiuterà a far cacciare l'umidità degli spinaci. Ora possiamo cominciare. Pecorino, sembravano tanti, eh? Li tagliamo con un paio di forbici, strizzali per togliere un po' di liquido. Spinaci nel composto, goccio d'olio, fiamma bassa. Per sapere se la padella a temperatura versa un cucchiaio di composto, se riesci a fare così, ci siamo. Fai cuocere a fiamma bassa. Devi controllare che i bordi non si attacchino, che muovendo la padella la frittata non si è attaccata sul fondo. Finché c'è il liquido non la puoi girare. Ok, ora la giriamo. Ottimo! E cuocere finché anche l'altra parte è cotta. Come si fa? La devi girare di nuovo. Direi che è pronta. Ha proprio una bella faccia. Buona.
Tutorial brutto della frittatina dolce. Le robe che mi mangio dopo palestra, insomma. Sbattiamo due uova e tagliamo la banana a fettine. Facciamo sciogliere pochissimo burro in una padella. Padella antiaderente, sennò si attacca tutto il santo padre. Fai andare il burro per tutto il padellino. Versiamo le uova e facciamo riapprendere a fiamma bassissima. Per fare prima pure col coperchio, come si chiama? Coperchio. Controlliamo i bordi. Chiudiamo e lasciamo andare un altro paio di minuti. Alza, guarda che colore è, quando ti piace ti fermi. Ed ora la condiamo. Banana ovunque e miele. E pronti! Oh, è buona sta roba, cazzo! E arriva la frittata! Caterva di zucchine, cipolla e olio, facciamo andare finché le zucchine saranno pronte. Belle spesse, niente sale, lo mettiamo alla fine. Fiamma bella sostenuta, ogni tanto dimentica di non girarle, così si abbronzano. Ci vogliono più o meno 15 minuti. Uova, parmigiano, sale e pepe, sbattiamo. Zucchine nelle uova, padella antiaderente con un pochino d'olio e andiamo col composto, che levelliamo bene. E adesso niente, solita cosa. Controlliamo che non si attacchi sui lati e sul fondo, mettiamo il coperchio così sopra si cuoce prima. Fiamma bassa se sei principiante, fiamma media se sei confident. Aspetta che non ci sia quasi più liquido. Qua ce n'è un pochino. Io rischio perché mi sono rotta le balle. Cari bambini, quella è una cappa sporca e questa è una frittata. Eccola bella abbronzata. Sotto ci mette molto meno, diciamo 5 minuti e possiamo anche spegnere. Il mio rompimento di palle è stato premiato, non è stato difficile. Brava che non ti sei attaccata, brava. E che bella, bellissima. Sì, ma ora facciamola raffreddare però. Più che una frittata, una torta di zucchine. Esperimento di oggi, omeletta alla giapponese, quella di Food Wars. Soma la fa così, ma io volevo questa roba qui che è molto più sfiziosa. Dividiamo i rossi dai bianchi. Contiamo neve i bianchi. Sbattiamo brevemente pure i rossi, ci mettiamo anche un pochino di sale. E li versiamo qua dentro. Delicatamente li facciamo inglobare. Delicatamente perché sennò si smonta tutta la madonna. Otteniamo questa cosa fluffosa. Sciogliamo del burro in un padellino antiaderente. Versiamo il nostro composto fluffoso qua dentro. Bella cicciosa. Ora chiudiamo col coperchio. Dopo 2-3 minuti possiamo scegliere se piegarla su se stessa oppure girarla. In qualche maniera l'ho piegata su se stessa. Ora li faccio fare 30 secondi in un lato e 30 secondi nell'altro e poi la tolgo. E una l'abbiamo fatta chiusa. Ora una la voglio fare aperta. Quindi stesse operazioni. Dividiamo i bianchi dai rossi. Rimuriamo un padellino un pochino più grande, così la superficie si dovrebbe cuocere più velocemente. Ecco qua, ed è più bassa. Ci mettiamo giù col coperchio altri 3 minuti. Tocca girarla. Niente, era tutto falso quello che ho visto nel video. Si è girata abbastanza facilmente, 30 secondi e la tiro via. Esperimento decisamente fallito. Cioè sì, l'omeletta è venuta, ma non come diceva lui. Vabbè, è andata così anche oggi. E pronti, per modo di dire. Alla fine è venuta un'omelette quasi normale, cioè. Quindi, non ne prendo più le ricette da quello lì. Dai, insomma. No.